Ripartiamo! Siamo con Miles, con il signor Miglia. E tecnicamente io dovrei poter fare questa cosa bellissima. Fuochi d'artificio? Ah, meglio avvisare quei tizi che serve un permesso prima che qualcuno chiami la polizia. Guardate quante missioni ci sono da fare volendo. Io devo andare lontanissimo, peraltro, a 4 km di distanza. No, non tornare indietro, non cominciamo. E niente, ho perso tutta la mia incredibile carica. Mi sfogherò sui civili. Come sta la macchina? Madonna. Cioè, il cestino si è tutto ammaccato, la macchina sta da Dio. Ah, giusto, è un pochino sporca, ma non è che sia rotta. Cavoli. Big up per chi ha fatto questa macchina, non so cosa sia, ma big up. Ehi, un altro cristallo della memoria di Marco. Devo fare qualcosa. Ecco qua. Oddio. Che succede? Ho investito un pedone, è finito sotto la macchina e l'ha trapassata come nulla fosse. Con nonchalance. Lasciamo stare. Qui è tutto tranquillo, Spider-Man, puoi togliere il disturbo. Sì, mi fa da pranzo. E come vuoi togliere il disturbo? Mi stai dicendo di levarmi dei coglioni? Guarda qui. Vabbè, non c'è più rispetto neanche per i supereroi qua. Via, superiamo il fiume. Questa proiezione che ho sbloccato è una gran figata. Che succede qui? Aiuto. C'è un incendio. Chi vuole bruciare un palazzo? Più resterai. Eccolo! Ora basta! Ah, sono. Cioè loro hanno. Pensavo fossero i pompieri. Invece sono loro che hanno dato fuoco al palazzo. La fiamma brucia in eterno! Siete pazzi! Onora la fiamma. Tutto brucia. Ma che culto è onora la fiamma? La Madonna, fa malissimo. Ma mi uccidono. Devo scappare qua. Ma che succede? Aiuto. Sono ancora vicinissimo. E come lo salvo l'incendio? Aiuto. Ah, così. Beh. Cioè, non è che blocchi l'incendio, lo stai confinando nel palazzo. Che cavolo erano quei tizi? Vabbè. Sembravano usciti da una setta. È meglio se ne parlo con Pete. Questa città è sempre meno sicura, comunque. Confermo quanto detto l'altra volta. Cioè, dovrebbe essere un po' meglio con i supereroi in giro, ma qua se ne sbattono proprio le palle. Entrare nella corrente, ma non c'è stato verso. Dona un soldo al tuo Witcher, o valle abbondante. Marco? Che succede? Cos'è sta donazione, Marco?
Ma c'è bisogno di donarmi soldi per dirmi di leggere un messaggio? Ma sei pirla? Vai, vai, fai, apri, apri. Mamma mia. Dopo te li ridò indietro. E certo non leggo la chat, sto giocando a Spider-Man. Possibile che non c'era un modo per avvicinarci più velocemente? Dovrei sbloccare i checkpoint, effettivamente, perché mi sa che alla lunga fare così, attraversare tutta la città così, può essere anche divertente, perché lo è. Però è lunga. Comunque, a pensarci, cioè, il fatto di poter solo fare sta cosa in un videogioco è abbastanza clamoroso. Cioè, la libertà di esplorazione che ti dà è una figata assurda. Beh, la città sembra davvero molto realistica ed è anche incredibilmente piena di vita. Cioè, guardate quante macchine e persone ci stanno in giro. Io ricordo una volta nei videogiochi dovevano fare le città, ma anche tipo GTA 5, non so adesso come sta messo. Ma c'erano pochissime macchine, pochi pedoni, perché chiaramente l'hardware sennò friggeva se mettevi troppe entità in giro. Adesso invece è una roba impressionante. Guarda, guarda, è pieno raso. Ed è un peccato che tu non possa farci niente con questi passanti. Siamo quasi arrivati da zio Aaron comunque. Beh, se non ho visto male c'era una persona nell'ufficio. Così. Devi per forza tenere la maschera? Anche lui sa che sei Spider-Man, quindi. Dipende. Rilassati. Non voglio farmi pestare di nuovo da mio nipote. Ok, anche in questa storia allora lui era cattivo. Non mi ricordo come si chiamava il suo personaggio. Anche tuo padre mi fissava sempre in questo modo. Prowler, grazie, Prowler. Ehi. Martin Lee lo hanno liberato. So cosa non pensi. Non sta Miles. Più lì. Non è andato colpa via. Tua. Non lasciare che viva qui. È solo un'altra prigione. Non è così semplice. Non l'ho mai detto. Ma a volte devi mettere da parte il passato e lasciare spazio al futuro. Per questo ti ho chiamato. Mi serve una cosa. Farei da solo, ma Prowler è in pensione ormai. Meno male. Che cos'è? Vecchia tecnologia che voglio recuperare. Nascosta in un laboratorio Roxxon a Central Park. Sì, ho presente. Hai davvero chiuso con Prowler? E che te ne fai? Sì, per entrambi. Ehi, aspetta. Ma come... Miles. Riguardo lì. Sii prudente. Sì, sì.
nessuno lo vede che si piazza lì e toglie la maschera. Ho sentito che quel tizio può mandarti il cervello in pappa. Lascialo perdere. Allora, raccontami le novità. La scuola? Il college? Ti piace qualcuno? Non saprei. Quindi qualcuno c'è. Cioè, si vedono... Ci sono davvero le persone! Non avevo visto male! Ma che cazzo? E questa roba è clamorosa. Cioè, tu vedi all'interno dei piani dei grattacieli, ci stanno gli uffici decorati e ci stanno le persone. Certo, sono tutti fatti uguali. Per carità, non possiamo pretendere chissà che cosa, però... Cioè, è una figata assurda sta roba. Non saranno così tutti i palazzi, però... Già ne ho notati un po'. Avranno probabilmente, che ne so, un centinaio di uffici. Vari NPC. Li combinano random. E li piazzano. Ma... è questo il palazzo? Sono qui. Cosa devo cercare? Usa gli occhi, input. Ho caricato un codice di Prowler quando ho scambiato la maschera. Ovviamente. Il bottino resta nascosto finché non rileva il codice della tuta. Ah, ok, questa è un'altra secondaria. Ci viene un attimo presentata così, mi sa. L'ultimo passo è decifrare la chiave. Prova. Non avere fretta. Fa con calma. Oddio. Non avete idea di come sia il controller. Senti i trigger L2 R2 che si induriscono e tremano. Più ti avvicini più tremano. E scatta un casino. Cazzo, è fatto benissimo. Non male, ragazzo. E ora? Posizionati in un punto in cui sia possibile tirare. Un'altra porta. Grande. Non si apre da qui. Non si apre da qui. E che devo fare? Ok, bisogna semplicemente capire il punto da qua. Quasi prima. Meglio di Prowler. Ora dovresti riuscire a entrare. Yo, ma è... da pazzi! Tenevi l'intera stanza nascosta qui in piena vista. Beh, piena vista, insomma. Non si vede l'interno. Bene. Ora vuoi dirmi di cosa si tratta? Sono vecchi prototipi. Puoi tenere tutto. È tecnologia di qualità. Forte. Può essermi utile. Hai ottenuto un componente tecnologico raro. Usa le risorse a tua disposizione per sbloccare costumi, gadget e tecnologie. Costumi. Ecco. Potenzia le tecnologie dei costumi per migliorare le capacità di combattimento e di mobilità. Seleziona energia. Aumenta la tua energia usando un componente tecnologico raro. Ne ho 5. Ottieni e usa più risorse per potenziare ulteriormente la tecnologia dei costumi. Ok, però poi va a costare molto di più. Hai capito. Quindi questa roba conviene farla. Ascolta, queste non sono le uniche scorte.
Zio... Chiunque abbia liberato lei farebbe carte false per le mie tecnologie. Non voglio che finiscano in mani sbagliate. Tu sei l'unico di cui mi fido. Ok. Ci sono. Le coordinate sono nella maschera. Grazie, nipote. E fatti sentire. Va bene. Sa cosa ne penserà la mamma. Oi, Miles. Mi enterò dello che passò con il transferi con... Tas bien? Sì, ma... Todo bien. Stava aiutando zio Aaron con una cosa. Ah, e come sta él? Sta trattando. Pues qué bueno. Mami, te veo en casa. E prima che tu lo chieda di nuovo, sto bien. Lo pure. Te chiedo. Andiamo in città a vedere che succede. Potrei persino trovare Martin lì nel frattempo. Ma la vedo dura. Qualcuno scherza con i fuochi d'artificio. Pessima idea. Alcuni tizi stanno armeggiando con dei fuochi d'artificio. Ok. Fa vedere. Sono già un sacco di cose. Di missioni di queste secondarie. Questa è una di quelle di Prowler? Non lo so. Proviamo a vedere. Ah, ma pirla, ma questo sono io. Ma fanculo. È il mio cursore. Ir, grazie per la sub regalata. Benvenuto Crociate Zero o Crociate U. Ok, no, non ho queste in questo momento. Non ho queste principali. Qua c'è Prowler, ad esempio. Fuochi d'artificio sul tetto. Miles, la fiera dei club, ricordi? Vieni o no? Ah, giusto, è oggi! Ci sarà anche il signor Atlas. Ha il miglior corso di tecnologia musicale dello Stato. E sembra che parlerà di borse di studio. Ho un sacco di domande per lui. Arrivo subito. Ok, mi sa che abbiamo la quest. Ma intanto... Ce ne sono due qui. Ora siete nei guai. Cos'è successo? Ma che succede? Ah, sono ancora i piromani questi. Ma che problemi hanno sti tizi? Mi attende. Sigillare la cisterna. Perché li ho distrutti. Fatto. Forse è meglio non dire a mia mamma che stavo per esplodere insieme a un camion. Ma tu dici. E qua dovrei poter fare una foto. Vediamo se mi ricordo. Così. L'Oscorp. No, non è la foto che volevo. Scusa. Che cazzo di foto vuole? Forse al negozio. E attivami sta fotocamera. E niente. Colpa mia. Era questa la foto? Mi sa di no. Se ne faccio tante, prima o poi ne azzeccherò uno, no? Ma, boh, io ste missioni non le capisco.
Ah, sono i protestanti. I protestanti, vabbè, loro, gli attivisti. Non li avevo visti. Sì, va benissimo. Va benissimo, quella passante in mezzo ai coglioni. Guarda, il fotobomber. Ma sì, tanto. Manifestare non è solo un diritto costituzionale a New York, è un dovere civico. Specialmente quando si viene a sapere che una multinazionale ha sviluppato un'arma biologica che accidentalmente poi ha colpito la città. Invece su questo edificio c'è il simbolo di una fionda. Chissà cos'è. No, bel bravo. Questo. Posso... Tieni premuto per un super lancio a fionda. Da qui. La città sembra tranquilla. Nessun segno di Martin Lee o della banda che l'ha rapito. Quindi dove devo andare? Allora, vediamo di capirci qualcosa. Missioni. Direi che abbiamo cazzeggiato abbastanza. Storia principale. Ma non ho... Non ne ho più. Sì, o che devo fare questa? Fuochi d'artificio? Ah, meglio avvisare quei tizi che serve un permesso prima che qualcuno chiami la polizia. Sì, probabilmente devo fare sta cosa qui perché è la sub quest dei tizi di Craven o Craven, come si chiama. Allora, se apro il telefono, posso passare a Pete e vediamo se effettivamente magari è lui che ha qualcosa. Clark, tutto bene? Effettivamente. Stiamo per demolire un ospedale danneggiato dall'attacco di Sennel, ma le macerie rimaste stanno rallentando il lavoro dei tecnici. Se hai un attimo, le tue ragnatele ci farebbero comodo per tenere stabile l'edificio mentre finiscono. Assolutamente. Grazie, continueremo finché non arrivi. Questa è un'altra secondaria. Ok, allora, vediamo dove sono e facciamole a questo punto. Missioni, la fiamma. Attiva. Ok. Ehi, Pete, si va alla fondazione? Sì, non vedo l'ora di scoprire che combini. E io non vedo l'ora di mostrarlo. Scusa, devo rispondere a una chiamata di MJ. Ehi, come va? Bene, ero al telefono con Harry. Questa cosa della fondazione potrebbe funzionare. Oh, grande. Ho buone notizie anch'io. Ho indagato sulla tecnologia usata da chi ha attaccato il convoglio carcerario. Roba degna del DARPA. Sì, chiunque ci sia dietro ha parecchie risorse. Miles pensa di aver visto il loro capo. Una specie di cacciatore impellicciato. Continuerò a indagare. Se la storia... Devo andare, Spider Problem. Per oggi basta con certo, il fuoco. Se sapevo che interrompeva la telefonata, evitavo. È vero, qui devo fare il leone. Ah, ce n'era un altro però di stronzo. Paga per i tuoi peccati. Ma che peccati? Ma che ti ho fatto?
Comunque è comparsa la quest principale. Ho fermato le fiamme prima che qualcuno si facesse male. Ci è mancato poco. Missione compiuta, amore. Dicevo, Miles pensa di aver visto il loro capo. Una specie di cacciatore impellicciato. Interessante. Continuerò a indagare. Se la storia arrivasse in prima pagina, potremmo trovarli più velocemente. E magari salverei anche il posto. Ehi, occhio al traffico! È venuta bene, Spider-Man? Mandala al giornale studentesco. Beh, bello però sto fatto che riprende la telefonata poi. Anche portare gli studenti a scuola in orario è un gran bel superpotere. Vabbè, comunque proviamo a fare questa secondaria lo stesso, poi andiamo in quella principale. Ah, quindi questo distretto è rimasto effettivamente pieno di sabbia. Sarà bello vedere se nel corso del gioco lo liberano. Qui! Ehi, capo. Mi dica. Eccoti. Abbiamo piazzato gli esplosivi in tutte le zone, eccetto l'ultima. I demolitori sono lì. Sono in quattro. Li troverò. Tenete le radio accese. E che nessuno tocchi quel detonatore. Un'ispezione con lo Spider-Bot sarà più rapida. È ora di rendere fiero il tuo Spider-Papino. Ah, facciamo una missione col drone? Ok, io trovo le persone. Clark le tira fuori. Ehi, hey, c'è nessuno! Aiuto! Cioè, ragazzi, se le secondarie sono così, però sono fighe da fare, eh. Ma è un robot. Ehi, sono Spider-Man. Ho comunicato la tua posizione ai soccorsi. Saranno qui a momento. Andrà tutto bene. Spider-Man, grazie. Clark, hai ricevuto le coordinate che ti ho mandato? C'era un rattone gigante. Stanno entrando. Grazie. Sembra tutto enorme, peraltro. Siamo noi piccoli. Ostia. Fortissimo. Posso sparare ai civili? È un test, Twitch. È un test. Sono bloccato! Aiuto! Ah, non possiamo recuperarlo. Poniamo fine alle sue sofferenze. Non posso neanche farlo. Neanche per il meme. Oh, grazie. Ti salverà. I soccorsi sanno che sei qui e arriveranno presto. Andrà tutto per il meglio. Grazie. Grazie. Ehi, Clark, stai per ricevere delle nuove coordinate. Ricevute. Partiremo quando avremo tirato fuori il problema. C'è qualcuno? Mia gamba. Credo sia rotto. Tiro fuori. Oh no, hanno cioppato la gamba. Soccorsi in arrivo. Non muoverti, tra poco ti tireranno fuori di qui. Ok. Grazie, Spider-Man. Devo salire. È il momento di mettere alla prova l'ultimo potenziamento. Se l'assicurazione non mi copre, giuro che... Pure lo Spider-Bot è dotato di propulsori ad aria compressa. Quando esaurisci le scorte d'aria, atterra per ricaricarle. Clark, hai ricevuto l'ultima posizione che ho condiviso. È fortissimo. Sono quasi arrivato. C'è solo un altro operaio dentro. Presto, Spider-Man. Ci penso io. Arrivo! Resisti! Come faccio a salvarlo questo? Ah, easy. Dovrei essere in grado di tirarlo fuori. Soccorsi in arrivo. Stai bene? Sto bene. Ho visto qualcuno più avanti prima. Giacca viola. Aiutalo. Clark, ti ho appena inviato una posizione, ma mi hanno detto che c'è qualcun altro intrappolato. Tu sei? Eppure non manca nessuno.
Se trovi superstiti, ci pensiamo noi. Saranno i due leocorni, forse. Andiamo a vedere. The Monster, grazie per il Prime. Benvenuto. Servirà qualche manovra. Questi sono dei matti. Puoi essere seguace della fiamma. Inizia a fidarti di lui. Seguace della fiamma. Ce ne andremo appena sistemato il tradimento. Gli esplosivi elimineranno lui e tutte le prove. Un attimo. Ho già affrontato questi tizi. Sono organizzati. Mica erano qua fuori. 500 metri più in là. Decisamente una setta. E l'intruso che si nasconde qui in giro? Non riuscirà a fermarci tutto. Continua a cercare Scott. La fiamma è delusa. Ma cosa? Oh no. Non ho detto niente alla polizia. Non ho mai menzionato la fiamma. Volevo solo tirarmela fuori. Allora dovresti sapere che tutti ce ne andiamo come siamo arrivati. Soffrendo. Cosa? Via di qui! Ah, l'idolo degli stolti. La profezia parlava di suo amico. Profezia? Sì! Era il mio sogno finire in una profezia. Ma il soprannome non mi fa impazzire. Era una grande prova. Bello questo. Via, via! Non c'è più. Allora, qual è la mia profezia? Combattere per sempre, morire in un crollo. Diventare un mostro ragno a sei braccia! Bruciare insieme agli altri ingegni! Tutto qui! Ah, ok. È pieno di sorprese! Il tuo destino è segnato, Spider-Man! Sarà la sua fine! Perde il fuoco! È meglio evitarlo, eh? Oh, bellissimo questo. Nessun altro ha sentito? Credi di essere... Ehi, ragazzi, possiamo proseguire. Questo sì, è una missione secondaria incredibile. Siamo tutti bene? Oltre a me che vi ho messo al tappeto, ovviamente. Tu non sarai mai migliore di noi. Non puoi ingannare la fiamma, Spider-Man. Chi siete voi? Gli unici degni di sopravvivere a quello che verrà. Ma queste hanno delle motivazioni. Cioè che manca i protestanti del mob bot. Cioè è così perché sì. Va bene. Spider-Man colpito! Finito? La fiamma brucia in eterno. Ma perché questa fiamma? Ma che è la fiamma? Smettitela! Chi è questo? Grazie. E tu saresti... Eccoti qui. Ehi!
Non hai mai voluto che fumassi. Yuri. I criminali mi chiamano Reid, perché sono come uno spettro per loro. Ho provato. Ma dove eri finita? Non so chi sia. Non c'è tempo. E loro? Hanno fatto una scelta. Dovrò battere il mio record. No, Spider-Man, lasciali lì un po'. Visto, non era impossibile. Diciamo che Yuri questa è filata via. Credevo che avesse bisogno di tempo dopo la storia di Ammeret. Ma tornare con un costume e un nome come Reid, devo tenerla d'occhio. E tenere l'altro occhio fisso su questi fanatici. Va bene. Mi servono più occhi. Dicevo, il fatto è che questa è una secondaria, ma una secondaria tosta. Mi sa che è tutta una storia su un personaggio. Era un agente di polizia? Ah. Cioè, è una sottotrama che puoi ignorare volendo o puoi fare. Come va? Volevo dirti che ho parlato con Gloria. Il Fist invierà uno dei suoi camion alla casa per prendere le cose di May domani. Credo mi servirà più tempo per passare ogni cosa in rassegna. Ti spiace annullare? Ti prometto che gli porterò tutto di persona non appena avrò finito il resto. Chiamo immediatamente. Tu cerca di non strafare, Parker. Dico sul serio. E niente, l'abbiamo brutalmente mutata. Wow. Mi chiedevo giusto cosa fosse questo posto. L'albero di Emily. È perfetto. Eccoti. Avevi detto che era soltanto una startup. Sì, i miei progetti non doveva essere così. Ma ci ha messo mano anche mio padre. Papi dei soldi, giustamente. Allora, che cosa ne dici? Direi che è tutto un altro mondo rispetto a quella topaia di Otto, no? E adesso che sei a bordo, questo progetto potrà finalmente decollare. Acceleratore di particelle? Papà, Peter non ha ancora detto se parteciperà. Oh, davvero? Prima gli faccio fare un tour, così potrà scegliere. D'accordo. Sapete, rivedere voi due ragazzi di nuovo insieme va bene. Divertitevi. Prepara il tuo badge. Inizia il viaggio. Sì, la secondaria che abbiamo visto potremmo farla. La prima cosa farla, che voglio infatti mostrarti è di sotto. Harry, questo posto... Vero? Mio padre ha esagerato un po' per i miei gusti. Ma come... Ha organizzato tutto mentre ero ancora in cura, ma una volta uscito ha apportato qualche modifica. Del tipo? Ho devoluto il mio stipendio in progetti di ricerca, insediato un consiglio più adatto ai nostri scopi e ho allineato i progetti alla nostra missione. Curare il mondo. Prima voglio presentarti Molly Young, un genio dell'entomologia. Sai cos'è, vero? Sì. Sta conducendo un'interessante ricerca sulle api, o per la precisione, sui predatori di api. Ma questo cammina sul tavolo, licenziano. Non si fa. No, sul serio. Chris e Jennifer si sono lasciati. Pete, vieni. Benvenuti, ma sono in linea con le sue informazioni per le mie svolte nella fase precedente. Pronto a parlare con Young? Tu devi essere Peter, è un piacere conoscerti.
Amerai questo progetto. Piacere di conoscerti. Harry mi ha detto che lavori con le api. Sì, e la situazione è piuttosto urgente. Ovviamente lei sarà una supereroina. Un pezzo del cibo che consumiamo con la tuta da ape, non so. Dalle api. Ma la loro esistenza è a rischio, soprattutto per via di un particolare predatore. La vespa apivora. Tuttavia, il nostro sistema innovativo può aiutare le api. Vuoi vedere? Wow, è fantastico! Questi piccoli droni sono sentinelle che stiamo addestrando a riconoscere e attaccare le apivore. Cioè, vespe mangiate. E stai contribuendo all'algoritmo di apprendimento automatico. Vedi queste piccole apivore olografiche? Colpendole con precisione insegnerai ai droni a riconoscere i bersagli. L'idea è che i droni spaventino le apivore senza ucciderle. Ape poliziotto al rapporto. Oh, bene! Oh, eccola! In pratica ogni apivora eliminata equivale a salvare le vite di centinaia di api. Sì! Sì? Oh, sì! Proteggiamo l'alveare. Grazie, Peter. È stata una sessione produttiva. Ottimi! 360! Ok, torno a casa. Fico. Se quelle apivore virtuali che hai appena ucciso fossero reali, avresti salvato circa 2500 api. Wow, è un piacere dare una mano. Posso provare a migliorare la velocità della rete neurale? Oh, certo. Se Peter deciderà di assisterci, potrete continuare a discutere. Grazie, Ian. Bello, anch'io voglio lavorare. Farti vedere, Pete. Vieni. E fare questo. Utilizzare dei droni assassini di avanti Vespa. C'è il reparto di ricerca medica. Stiamo lavorando sui raggi protonici, usando i protoni al posto dei raggi X, più precisi e con meno radiazioni. Sono le idee di cui parlavamo. I progetti con cui sognavamo di aiutare il mondo a progredire. Esatto. Harry, avresti un minuto? Non si può aspettare. Sarò veloce. Grazie. Doc, lui è il mio amico Peter. Peter, il dottor Connors. Ci conosciamo già. Lavoravo con il dottor Octavius. Eri passato dal laboratorio per parlare di stimoli elettrotattili. Ah, sì. Mi è dispiaciuto per Octavius. I suoi studi erano promettenti. Novità da stamattina? Capogiri, fitte, dolori, ansia, pensieri compulsivi? No, non sono mai stato meglio. Questo mi preoccupa. Ma come? È stato un piacere. Il tuo medico è Lizard? Mio padre non porta rancore. Senti, io sanno devo fare una telefonata. Quindi. Tu continua a curiosare. Se vuoi mi trovi di sopra. Che dire? Non ci posso credere. Ma sembrano tutti contenti di avere qui il dottor Connors. Do un'occhiata in giro. Ottimo. Si ispira al lavoro di Otto, ma senza i problemi di innesto. Chissà se il dottor Connors l'ha usato. Dopo quanto successo con Lizard, spero abbia smesso di sperimentare sul proprio corpo. Questo è il prototipo del laboratorio di Otto. È la prova di una scena del crimine. Come ha fatto a finire qui? Fico. E qui? Una roccia. L'origine della vita sulla Terra resta un mistero. Possibile che delle forme di vita siano nate da composti chimici non biologici? Un sasso. La recente scoperta di meteoriti con molecole organiche, i mattoncini della vita, offre un indizio importante.
La panspermia si chiama questa. Questa teoria. Se non ricordo male. Ok, andiamo avanti. C'è così tanto da vedere. Da dove inizio? È figo. È tutto molto figo. L'ascensore ci porta da qualche parte. Ma come funziona? Ah, ok. Quella. Andiamo all'acceleratore di particelle. Sì? Ehi, appena sei pronto, raggiungimi. Sì, sì, un attimo e arrivo. Cioè, va bene essere ricchi, però fare una startup con un acceleratore di particelle dentro, insomma, mi sembra un po' esagerato. Richiedi il bonus presentazione ai candidati. Avete un acceleratore di particelle? Sì, invia raggi protonici nella sala di trattamento. Ora è in manutenzione, ma tornerà attivo a breve. Incredibile. Ora dove si va? Ultimo piano. Sembri pieno di energie, Harry. Ma così? Ora scava nei tuoi ricordi e ripensa al passato. Ancora prima delle superiori. Le medie. Ok. Ora, sai che... Aspetta. Sei molto popolare. Scusa, il ragazzo delle ripetizioni, dicevi? Ricordi gli esperimenti di Mendel che ci facevano studiare alle medie? I piselli di Mendel. Sì. Sulla genetica e l'ibridazione, giusto? Esatto. Il nostro dottor Foster ha vinto ogni premio esistente nel campo della genetica delle piante. Wow. Quando ti sei fatto un giro, per caso hai dato da mangiare ai pesci? No. Ah, dovresti. È una delle parti del palazzo che preferisco. È rilassante. E ci permette di condurre ricerche ispirate alla struttura cellulare delle squame della carpa. Ma questo... Ok, darò un'occhiata. È un soffitto finto. Capisco cosa intendi. L'algoritmo è simile alle divisioni in colonna, per certi versi. Chiaro. Grazie. Dottor Foster. Grazie, dottor Foster. Ah, tu sei Peter, giusto? Harry parla spesso di te. È un vero piacere. Questo su. Il dottor Foster si occupa di efficienza agricola. Con l'aumento della popolazione e i drastici cambiamenti climatici, dobbiamo adattarci più rapidamente di quanto natura vorrebbe. Con la ricombinazione genetica possiamo risolvere problemi per le coltivazioni, quali i climi estremi o l'aumento dei parassiti. Ti va di assistere a un esperimento? Mi sa, per forza. Ok. L'idea è modificare i geni delle piante per massimizzarne i pregi, come la resistenza ai climi aridi. Nella nostra simulazione l'obiettivo è migliorare la crescita. Perché non ti eserciti a... Ok. Riproduci le coppie base per incorporare più geni della crescita che puoi. Con questa pianta sfameremo il mondo. Interessante. Un altro minigioco, praticamente. Ok, forse ho capito. Ottimo. Ora puoi fare sul serio. Questa pianta è stata progettata per crescere in condizioni di siccità. Le aziende brevettano i semi OGM per fare soldi e vengono giustamente criticate. I nostri semi sono open source, sviluppati per la sostenibilità, non per i profitti. Geniale. Che collegamento Vediamo. Vuole che io faccia, però? Tipo quello azzurro? Non me lo dice da qualche parte. Forse devo fare quello con più astine disponibili.
Un passo avanti contro la fame nel mondo. Ottimo. Senti, so che non sei ancora ufficialmente dei nostri, ma mi controlleresti un altro gene? Vorrei sapere che cosa ne pensi. È una pianta adattata ai giardini urbani. Ma certo. Carino come minigioco. Devo trovare le combo per inserire gli attributi che mi dice. Solo che mi sarei già bloccato, quindi devo cambiare sicuramente. Facciamo così. Così. Sole. Acqua. Foglia. E chiudiamo così. Gran lavoro, Peter. Grazie, sono laureato, come si può vedere. Cosa ci vuole fare sto lavoro, ragazzi? Bastava mettere insieme tre Questa caselle. Questa tecnologia può debellare la fame nel mondo entro il 2035. Oh, conosco un tetto su cui svolgere dei test nel mondo reale, se può servire. Oh, perché no? Harry aveva ragione. Sarai una risorsa preziosa. Grazie, dottore. Ora dove si va? Ultima tappa, forse la mia preferita. È autorevole ma non autoritario, ironico ma non pacchiano, ricercato ma non ostentato. Il tuo ufficio? O forse il nostro ufficio. Harry, ricorda, tanto bischianto con la gente. È solo un assaggio di quello a cui stiamo lavorando. Non devi decidere ora, non prima di aver visto un'ultima cosa. Ok. Dov'è il tuo tesserino? Ti serve per entrare. Dove l'ho messo? Non dirmi che l'hai perso. No, falso allarme. Eccolo. Sarà questo? Avanti, scorri. Però. Poco intimo. Wow. Ma dai, ma c'è il flipper, ma che ufficio è? Questi qua non lavorano mai, secondo oh, cavolo. Me. Harry. È incredibile, davvero. Perfetto, solo che... è un periodo complicato. Quando ero in cura, pensavo a cosa avrei fatto se fossi sopravvissuto. Sentivo la voce di mia madre. Diceva che il pianeta è in pericolo e che spetta a me salvarlo. Insieme noi potremmo fare molto di più. Cioè, sei tu quello intelligente, no? Avanti. Mia madre e May ne sarebbero fiere. Harry è grandioso, ma... che palle, però, che sei? Posso spostare la mia scrivania? Preferisco avere una parete davanti. C'è anche il calcetto, il calcio balilla. Cioè, solo per quello devi dire di sì. Wow. Ecco, mi serve solo un po' di tempo per chiudere con il lavoro come tutor e poi... Sì, ma certo. Fai con calma. È questione di equilibrio. Già. Ma dopo ci vediamo a Coney Island. Ovvio. È bella la vita coi soldi, eh?
Comunque, Cervo, bentornato. Grazie dei 4 mesi. Dimenticavo, i nostri ricercatori stanno conducendo esperimenti in giro per la città. Se hai tempo, fermati da loro. Ho condiviso le posizioni. Per entrare basta il tesserino. Ok, faccio un salto. Lavorare in un'azienda del genere... Ehi, mi spiace non averti contattato. Non è neanche lavoro, cioè... Beh, ho un nuovo lavoro. Sul serio? Fantastico! Dove? Una nuova fondazione gestita dal mio migliore amico. È incredibile. Dopo ti spiego tutto. Allora, che succede? Io e Genki abbiamo tracciato gli scarichi del velivolo dei rapitori di Martin Lee e Scorpion fino al ponte di Williamsburg. Ci vediamo lì. Aspetta, non hai un saggio da finire? Sì, ma... il dovere chiama. Il tuo dovere è pensare al futuro adesso. Fidati, ti aggiorno se scopro qualcosa. D'accordo. Buona fortuna, allora. Dicevo, con un posto di lavoro del genere... cioè, non è neanche lavoro, diventa il tuo hobby, praticamente. Cioè, sembra una cosa fantastica. Cioè, andresti a lavorare col sorriso, proprio, contento. Buonasera, devo fare una foto a non so chi. Quella al piano è una mossa intelligente. Un soggetto oscurato. Mi ero distratto. In effetti arrivati a questo punto. Super. Ma che foto è? Ah, perché giocano a scacchi. L'altra settimana un grande maestro è venuto a giocare con me. Chiunque poteva presentarsi e sfidarlo. Ha perso contro un ragazzino che vive in fondo alla mia via. Questo? Spero che Foster non se la prenda se Pete. Ah, posso fare anche le piantine in giro per i tetti. Pete, che gioia averti a bordo. Oh, madonna. Stiamo collaborando con i tuoi amici del Fist per sfamare la comunità, a partire dal miglioramento dei giardini. Se vuoi aiutarci, raccogli qualche campione di pianta e usa il sequenziatore. Facile. Raccogli dei campioni, sequenzia qualche gene, sfama la popolazione. Forse posso fare di meglio. Vediamo di trovare i campioni più adatti. Ma i campioni sono qua. Devo trovarli in giro e portarli qui. Non ho capito questa quest, cosa vuole che io faccia. Qua è pieno di piante, non so se devo raccogliere cose. Scansioniamo i rampicanti. Scansioniamo? Come li scansioni? Ah, ok. Sono dei collegamenti. Queste assorbono l'acqua in modo più efficiente. Mi sarà utile. Che cazzo succede là sotto? Tecnicamente è una pianta infestante, ma la sua resistenza ci servirà. E poi qua c'è l'ultimo. Questa è molto produttiva, carica di frutti. È perfetta. Ok, ho raccolto campioni eccellenti. Facciamo il punto. È straordinario che la EMF non abbia brevettato questi OGM. Stiamo parlando di bisogni primari, il profitto non dovrebbe dettare legge. Vediamo. Ok, metto questo su. E... ah, vuole un'altra foglia. Mettiamo qui. Non vedo l'ora che cresca. A posto. Bentornato, Latos. Ma i minigiochi delle secondarie sono tutti simpatici. Ho creato dei semi ibridi molto promettenti.
Ora devo solo preparare il terreno per la semina. Ora ottimizziamo l'acqua. Ah, non è finito. Qua è proprio il pollice verde, oh. Devo metterci una pezza. Okay. Ci sono diverse falle e la pressione dell'acqua è in calo. Se voglio che funzioni, devo occuparmene. Un altro paio da sistemare. Annegare le piante sarebbe alquanto controproducente. Il carrello blocca il tubo. Posto? Ah, madonna, ma che disastro. Devo liberarmi di queste casse. Oh, che violenza. Non era il lavoro dei tuoi sogni, Peter. Zia May aveva il pollice verde con i pomodori. Io ho la ragnatela verde, magari. Quindi? Ah, c'è ancora qualcosa che perde. Dov'è che perde? Ah, ok. Così dovrebbe andare. Dottor Foster sarà contento. Finito. Basta non dirgli che ci ha pensato Spider-Man. Chissà quali altri progetti sta lavorando la EMF. Come andiamo, amici del Danicast? Si parla molto della fondazione Emily May. Chi sono? Ma cosa fanno? Per farla breve, sono una filiale della Oxfam. E questo è male, lo so. Ma il capo, Harry Osborne, ha una buona reputazione. Quantomeno ha assunto una persona che adoro per dirigere il reparto di melitologia. M. Young. È tra i massimi esperti mondiali della sindrome dello spopolamento degli alveari di api ed è un fenomeno. Come saprete se seguite i suoi social. Direi che non c'è nessuno. Miles e Genki si sono sbagliati. Ehi, sono al ponte. Ma non c'è traccia dei nostri misteriosi bracconieri. Oh, cavolo, eravamo sicuri fossero lì. Scusa per il giro a vuoto. Non c'è problema, li troveremo. Molto sass la cosa. Maleducati. Ehi. È invisibile. Vedi, ha fatto bene a lanciare la pattumiera di sotto. Ha aiutato a vedere che c'era una barriera. Ok. Quindi Spider-Man ci insegna a lanciare i rifiuti per strada. Ma cosa? No! È pieno di gente. Schiva sotto la difesa del nemico. Arachnide, prego! Come fa il vostro capo peloso ad avere queste gengive? Un vero cacciatore sa come mimetizzarsi. Bastava rispondere, non lo so! Dove ha portato Lee e Gargan? Bersaglio avvistato! Che palle che sono queste, mamma mia! Meglio dare un'occhiata. Beh, direi, già che siamo qui.
Qui c'è uno dei loro motoscafi. Cosa vedi con la tua vista da ragno? Una sega di niente, perfetto. Esamina l'attrezzatura. Magari troverò qualche risposta. Vai, uccellino. Portami al tonto. Potevi attaccarti con una ragnatela, no? Questi inseguimenti. L'adrenalina. Sfrecciare per la città come in un percorso a ostacoli. Ma lo perdi. Non mi stanca mai. Muoviti. Poter fare lo scienziato. Ma cazzo. Davvero. Con uno stipendio. Oddio, ce l'ho fatta. Ho una carriera stabile. Ok, ok, calmati, Parker. Rimanda dopo finalmente. I tuoi sogni di gloria scientifica. Hai una missione. Ah, pure. Wow, un cannone. E funziona davvero. Però ti attaccavi con una ragnatela dietro e ti facevi tirare, no? Spider-Man, cosa mi combini? La PC. Sempre più in alto, ma non scappi! Speriamo che non scappi, perché... Spider-Man. Spider-Man, muoviti! Ok. No, 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 no! Pieno di ottimo gente. Ottimo occultamento! Vi spiace se do un'occhiata? Sì, vi spiace. Sono a due basi occultate. Forse potrei fare in modo che il costume identifichi le frequenze. Non vedo il vostro capo in giro. Dove si nasconde? Dobbiamo parlare delle sue scelte di vita. Non sei degno della sua attenzione. Invece Scorpion sì. Ok. Merda. Questi sono tosti. Cioè, lungi da me parlare male di Gargan. Però gliele ho date un paio di volte. Ma con lui ti sei trattenuto. Sì, non l'ho ucciso, è vero. L'omicidio non fa per me. Occhio alla tela. No, avevo appena sbloccato la cura. Spider-Man è morto. È la prima volta. Sì, vi spiace. Che triste. Sono a due basi occultate. Forse potrei fare in modo che il costume identifichi le frequenze. Non vedo il vostro capo in giro. Dove si nasconde? Dobbiamo parlare delle sue scelte di vita. Non sei degno. Hanno ucciso l'uomo ragno, esatto. Invece Scorpion sì. Ok. Vabbè, ci sta che prima o poi sarei morto, cioè, una volta, per carità. Lungi da me parlare male di Gargan. Però, però figa, avevo appena sbloccato la cura. Mi ha fatto proprio rosicare. Sì, non l'ho ucciso, è vero. L'omicidio non fa per me. Che poi non era neanche così difficile finire sto combattimento. Ah, è ancora in vita. Ok, dov'è il vostro capo? Bene. Un altro robot. Forse posso fare una prova. Devo seguire anche questo. Ok, vediamo un po'. Scusa, uccellino, ti assicuro che è imbarazzante per me quanto lo è per te. Dovresti avere un... Esatto! Oh, quello è il tuo nido.
Ecco, almeno ci andiamo subito. E dai! Non mi piace questo otto volante! Oh merda. Non una grande idea, eh? Però tanto abbiamo... Ma devi andare dall'altra parte! Potrebbe scoprire qualcosa nei registri. Ma perché vai sempre il contrario? Io dove andiamo? Mamma mia. Ah, è proprio questa struttura stranamente bizzarra e... E sospettosa. I dati di posizione. Sì, sospetto. È un vecchio mercato. Il proprietario è morto e l'edificio è stato venduto. Aspetta. L'acquirente è una società fittizia che rileva immobili in tutta la città. Interi isolati. Volevo scriverci un pezzo il mese scorso, ma non ce l'ho fatta. Tutti quelli con cui parlavo scomparivano. Rendetevi utili. Manca poco alla partenza. Chi è questa gente? Mercenari. Lo scoprirò. Buona fortuna. Sarebbe bello fare una roba stealth. Devo liberarmi di questi due in silenzio. E gli altri cacciatori? Si può fare? I ripari sono attivi e le comunicazioni collegate. Siamo pronti. Se attacchi i bersagli con l'icona di pericolo, allerta i nemici vicini. Devo isolare uno di loro. Ok. Per attirare i nemici lanciando ragnatele su... Puoi attirare i nemici lanciando ragnatele su oggetti e superfici circostanti, in modo da creare un diversivo. Cos'era? Ecco qui. Oh, mi è piaciuta sta cosa. Hai fatto presto. Trovato qualcosa? I membri del gruppo si fanno chiamare cacciatori e vengono da diverse parti del mondo. Mercenari internazionali? Penso di sì. Sembra il materiale da prima pagina che cercavi per l'articolo. Mi metto subito al lavoro. Grazie. Ah, a proposito di lavoro, ho accettato l'offerta di Harry. Fantastico! Più tardi potremo festeggiare quando avrai finito con questo lavoro. Certo. A dopo. Non è il momento, Spider-Man. Ma... Ok. Stealth. Ora dormi. Quanta... Sembra che stiano andando in guerra. Ma poi è cresciuta una giungla qua dentro, com'è possibile? Due ripari hanno smesso di rispondere e il ragno è stato visto nella vostra zona. Preparate le... Là c'è Spider-Man lassù! No! Kraven! È il loro capo? Guarda. Ok. Sono finiti. Tutti. Che stavano combinando? Salve. Video di sorveglianza dell'ultimo riparo. Sembra ce ne siano altri sparsi in città. Mando il video a Genki. Scommetto che li localizzerà. Cosa caccia Kraven? E perché? Caccia super persone. Perché? Boh. Per amor della caccia?
Questa è l'impressione che mi ha dato. Sì, ecco, gratuito. Assicuratevi che le bestie sentano l'odore giusto. Le bestie? Mica avrai degli animali selvaggi qua. Tu non hai fame? Ma... riposati. Ma tu non hai fame? Ma è lo slogan di una pubblicità. Ma come si lamenta? Alessio, grazie per i 7 mesi. Bentornato. Ah, oh, per me. Porca troia. Non dovevate. Gigantesca. È lo slogan dei sofficini, ecco appunto. Ah, robusto e flessibile. Vediamo qualche se... progetto. Bene. Mi sa proprio anche. È ora di collaudare il mio nuovo giocattolo. Le basi intorno sono pronte. I ripari residui al sicuro. I sistemi di occultamento operativi. Beh, Beetle, droni artiglio, munizioni, razioni. Ah, mancano alcuni carichi. Devo fare 2 chiacchiere con il tizio dello scalo. Ma per il resto. Ehi, questo cos'è? Sì, ma dove vuoi che lo spari? Sotto? Al tipo? Ah, minchia, meno male. Questa gente è più attrezzata di molti eserciti. Kraven deve essere ricco o ammanicato. O entrambe le cose. No, ma mi vedono subito. Vedo niente. Quella lava è inutile se non la usi. Dai, venite uno di fila all'altro. Mi sembra un'ottima idea. Adesso mi sa che qua questa si combatte, perché l'unica via. Sembra un'arena questa. Ecco. Trappolozzo, va bene, segniamoci che ci sono trappole velenose in giro. Non morire. Ok. No, non era un'arena. Un laboratorio. Ma è il Tiarea petai. Non so cosa sia, un fiore. Uno dei fiori più rari al mondo. Ah. Il suo estratto ha elevate proprietà curative. Ah, grazie della spiegazione, Spider-Man. Cercavo anni fa come antidoto al veleno di Scorpion. E questo è il veleno di Scorpion? Permettermi il volo per Raiatea. Kraven sia, a quanto pare. Allucinogeni. No, allucinogeni. La peggiore insidia del veleno di Scorpion. E invece è proprio il veleno di Scorpion. Se Kraven li aggiunge al suo arsenale... Quindi Kraven vuole diventare più potente prendendo le armi altrui. Una cosa del genere. E questo è Mr. Lee. Zia May era così fiera del suo lavoro al Fist. No. Poi Martin Lee ha perso la testa. Martin, non Mr. Spero solo che non abbia corrotto tutto ciò che ha toccato. Kraven sta studiando il sangue di Martin Lee. Forse sta cercando di capire l'origine dei suoi poteri. O come strapparglieli. Una maschera dei demoni interiori. La gang potenziata di lì.
Spero che Kraven non voglia potenziare anche i cacciatori. Ok. Ma quella è l'armatura dello scorpione. Non mi direi che questa balestra è in grado di perforarla? Stavano testando le armi su quell'armatura. Wow! Minchia. E nemmeno un graffio. Ah no, ok. Quindi Kraven si vuole fare un'armatura pure? Una riproduzione quasi perfetta. La usavano per trovare punti deboli. Non si è mai troppo prudenti con Scorpion. Un attimo. Ma tu guarda che roba. Tutto bello marcio. Ehi, MJ, ho un altro nome per te. Kraven. Sembra essere il capo di questi tizi. Ed è qui per una battuta di caccia. Kraven il cacciatore. Ma a chi dà la caccia? Non lo so, ma c'entrano Scorpion e Lee. Ti dispiacerebbe fare una ricerca su questo Kraven e aggiornare Miles sulla situazione? Ci penso io. Sta attento. Senti questo. Conosci la vera storia dietro la criniera che indossa Kraven? No, racconta. In una miniera poco fuori Zavo, una belva aveva divorato quasi un centinaio di operai. Kraven era giovane, forte. E per rintracciare il leone, bastarono solo... Sopra di noi! Spider-Man! No, ma io la storia la volevo ascoltare. Niente. Niente. Scappa, scappa. Frecce pronte. Bella questa kill. Tra virgolette kill. Era una macchina. Sto finendo. Cazzo, le volevo lanciare, non avevo tempo. Dai. Troia, che male. Frecce pronte! Ma basta, quanti rinforzi devi chiamare ancora? Aia. Questi volano, si attaccano pure loro alle pareti e non sono per niente male. No,
le trappole pure. Madonna, scappa di qui. Sono morto praticamente. Mi muovo. Dov'è? Finito. Avrei bisogno di risposte a tutte queste domande. Avresti bisogno di una cura, Spider-Man. Mamma mia, quanti cazzo erano? Sembra interessante. Allora, Kraven, cosa stai cercando? Aspetta. Black Cat. Posso capire andare a caccia con Scorpion lì, ma Black Cat è una ladra. Oh merda. Io non... Di colpo è diventato Horizon. Se ti comporti così. No, no. Boss fight. Buono, cane... micio... robot. Figata però. Cazzo, sono in... sono più di uno, sono tre! Quei denti non scherzano! Seduto! Rotola! Fai il morto! Ah, questi esplodono e posso lanciarli. Quando sarebbe arrivata la protezione animali! Vabbè, ma così è un disastro, cazzo, no? Ma che sta facendo sto coso? Una domanda. Sì, ma io l'attacco finale volevo farlo sul cane. Potrei aiutarlo. Ne ha preso il soldato. Serve sapere altro. Quindi cosa caccia? Il fallimento? L'intimità? I pagliacci? I pagliacci, vero? Ah, oh, era ora! Sul bersaglio! È rotto il cazzo! Fa quel cane facendo sta roba. Tipo mi manda in corto. Ok. Cosa proteggevate? Non era esattamente una boss fight, ok. Martin Lee. Ah, disattiva le mosse. Non ci ho fatto neanche caso nel disastro della situazione. Eccolo.
Cioè lui vuole solo combattere con gli altri e vincere. Ma si vuole divertire. Madonna, quanto è forte. Non sai fare di meglio? Ti definivo un killer. Immagina la mia delusione. Cioè, ma lui è forte perché è grosso, ha qualche potere. Devo ancora capire questa cosa. Sembra solo uno cazzuto. Invece Scorpion forse andava avanti di tutto e basta. Dei criminali come cacciatori. Sono prede. Felicia. Felicia? Che cazzo è Felicia? È il gatto? Chi era Felicia? Ma Mr. Negative praticamente è Ezalb. Ma dove sei? E sta listo? Per cosa? In serio? Il mio amico sta per arrivare e tu navighi sul web? Ma nessuno dice più navigare sul web ormai. Ti potresti almeno cambiare? Ok, ok. Vedo che hai messo il rossetto buono. Deve piacerti un sacco, eh? Miles. Scusa, davvero. Giuro che la prossima volta. Miles. Ti voglio bene. Era tutto? Così. Non guardare, magari ci sono i porno. I porno. E invece. Ehi, ho trovato una base di quei pirati da safari, o cacciatori, come si fanno chiamare. Ho anche scoperto che il loro capo si chiama Kraven. Ha ucciso Scorpio e vuole fare lo stesso con altri supercriminali. Aspetta, cosa? Vuoi dire che Martin Lee... Non lo so, ma la lista è lunga. Vabbè, ecco, speriamo lo accoppi, già che ci siamo. Cercava di metterci in guardia. Gli stavano dando la caccia. Impossibile. E c'è anche Felicia sulla lista. Black Cat, la tua ex? Proprio così. Come la sua ex? Mi darebbe mai retta se le dicessi che è in pericolo. Forse ascolterà qualcuno che non conosce. Se MJ ti mandasse qualche indirizzo, ti andrebbe di portarti avanti col lavoro? Ci penso io. Grazie, davvero. Devo riordinare le idee ora, ma chiamami. La torre degli Avenger? E troveremo Martin Lee, Miles. Te lo prometto. C'è anche questo. Dovrei avere un po' di tempo prima che MJ mi chiami. Che succede nel quartiere? Beh, quante cose, quante informazioni. Ah, scusate, sto bloccando il traffico. Abbiamo pizze di tutti i tipi, abbiamo peperoni. Oddio, che bella sta cosa, i tizi che fanno girare i cartelli. Chi vuole una pizza? Perché in Italia non lo fanno? Al momento stiamo affrontando una lunga serie di emergenze.
l'inflazione è alle stelle. I nostri governanti sono degli incapaci. E il paese sta attraversando una crisi come non si vedeva dai tempi della caduta dell'impero romano. Ma il peggiore e più insidioso dei problemi è l'epidemia di senza volto. Ah, Osborne. Okay. Sembra che un altro vigilante mascherato voglia farsi giustizia da solo. I testimoni riferiscono di un individuo vestito di viola che interpreta il proprio ruolo con inusitata intransigenza. Che giorno è? Alcuni di voi criticano. Vabbè, gli lui non fermerà, non si fermerà mai dal parlare, no? Durerà tre ore. Mi costi dirlo, non rientra nel suo podcast. Nelle loro competenze. Detto che non dovrebbero nemmeno pattugliare le strade, quantomeno non si arrogano il diritto di essere giudici, giuria e boia. Che male ai piedi, le caviglie. Esistono già organi deputati a giudicare i criminali. Se questo nuovo eroe tiene davvero al rispetto della legge, che entri nella polizia. Perché certa gente si rifiuta di seguire anche il le regole? Queste sono le conseguenze del caos generato dagli Spider-Man. E il motivo per cui difendo la nostra Costituzione. No, beccatelo il caos generato dagli Spider-Man. E ora, pubblicità. Possiamo fare diverse cose strane, effettivamente. Ma se io faccio casino di fianco alla polizia? Non mi interessa? Niente? Ti piacerebbe un Cariba? Conosco un sarto che può fare. Ehi, Miles, ho gli indirizzi di cui parlava Pete per i rifugi di Black Cat. Sono già diretto al primo. Grazie per esserti offerto di aiutarci. Peter si fa abbindolare facilmente da Felicia. Ah, sei un po' gelosa. So che devi lavorare al tuo saggio. Nessun problema. Spider-Man è sempre pronto. Vedo che siamo dei maghi a bilanciare lavoro e vita privata. Io sto impazzendo per finire il pezzo sui cacciatori e salvare il mio lavoro. Ma voi, dopo quanto è successo a Scorpion, Collie è ancora libero. Non riesco a non pensare a lui, MJ. Non devi lasciare che questo ti consumi. Diamo un giro così. Cerca di concentrarti su questa faccenda. Non è solo questo. Quando ho affrontato Martin Lee, ho ottenuto dei nuovi poteri. Sono strani. E blu. Beh, non sono un'esperta di poteri d'aragno, ma magari è per lo stress. Ne hai passate tante ultimamente. Ricorda, non sei solo. Anch'io e Pete stiamo cercando di venire a patti con la situazione. Una cosa alla volta. Lo troveremo. Lo so. Grazie, Angela. Miles, stai attento a Felicia. Non fidarti di lei, qualsiasi cosa dica. Informala dei cacciatori e convincila a lasciare la città. Proprio gelosa, eh? È ricevuto. Ti avviso quando ci arrivo. Va bene. Ho lasciato finire i dialoghi, intanto che guardavo un po' il traffico. Però non andremo da questa Felicia perché purtroppo è 00:20, quindi è ora di staccare, direi. Abbiamo fatto diverse missioni, molto bello. Io magari... Con permesso. Ok. Magari farò qualche secondaria giusto per... Tra una live e l'altra. E noi andremo avanti con Spider-Man tra... 2 giorni, perché adesso vorrei riprendere ad alternare con Mirage, altrimenti quello non lo caghiamo più. E quindi faremo un giorno sì, un giorno no, praticamente. Detto questo, vi ringrazio di aver seguito fino a quest'ora. Ci vediamo domani alle 20:30. Buonanotte a tutti.